Balcone Fiorito 2016, ottava edizione, testa in fiore, alla contatrice Monica Marabese, titolare di Solo VIP, per aver creato con professionalità, fantasia ed originalità meravigliose teste in fiore. Irene Maddalena. Chiara Montone. Martina Grillo. Grintoso lo abbiamo sconvolto ancora di più, come questo fiore che è proprio ingarbugliato, eh? Siamo da capo, perché... Castello Matese News, il sindaco di Sant'Angelo. Buonasera a tutti, sono sempre onorato di essere stato invitato, come sempre, dal mio amico Antonio. Venire al castello è sempre un piacere. Si festeggia e si premia il miglior, il più fiorito balcone e il più fiorito terrazzo. È Castello che comincia. Allora, sempre da Castello Matese News, siamo con consigliere Umpli Letizia De Crosta. E, consigliere, un'impressione della serata? Un'impressione assolutamente positiva, io faccio veramente i complimenti per la manifestazione, è stata una bellissima, un bellissimo evento, e faccio i miei ringraziamenti, sono io che ringrazio voi, a tutta la Proloco, alla parrocchia, all'amministrazione, perché ogni sforzo che fate è veramente una cornice a questo splendido paese, è un valore aggiunto a questo splendida, a questo splendido paese che è veramente un incanto. Io sono innamorata di Castello, quindi vi ringrazio e vi faccio i miei complimenti, buon lavoro. Grazie consigliera, grazie, grazie. Di nuovo, Castello Matese News, siamo con Pierluigi Lodi. Pierluigi, Rai Vaticano è qui a Castello Matese. Sì, 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 sì. Una vera un'interpretazione che posso dare è quella che Castello è un fiore incastonato nelle rocce del Matese. Questo perché rappresenta veramente uno spazio molto 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 bello. E complimenti alla Proloco che ha lavorato oggi pomeriggio, li ho visti tutti indaffarati per far sì che sia una serata bella come è stata. Grazie. Ringraziamo Piero Vicinodi che oltre ad onorarci della presenza qui nella giuria, ma ha portato Roma a Castello. Grazie per Luigi, grazie. Siamo con il grande maestro Armando Riccio e la professoressa Beatrice Malgeri. Allora, un'impressione sulla serata, visto che la vostra musica gira tutto il territorio regionale, e sempre con grande apprezzamento perché la bravura è straordinaria. No, io ringrazio voi per l'eccesso di generosità, perché quello che noi ascoltiamo qui, l'accoglienza che abbiamo qui, è unica. Ma proprio come dicevi tu, girando tanti posti si fanno anche queste differenze. Quando arriviamo qui troviamo proprio casa nostra, quindi grazie a voi per averci voluto qui e speriamo che vi abbiamo ricambiato anche solo un po' con la nostra musica.
Bravissimo, bravissimo. Professoressa, due parole, no? Due parole. Io trovo che sia una manifestazione meravigliosa, infatti stavo pensando che se la facessero tutti i paesi, cioè ci sarebbe proprio una, non so, migliorerebbe proprio l'aspetto del paese, perché poi ognuno che cura il proprio balcone, la propria terrazza, e comunque significa migliorare e curare il proprio paese, indirettamente. Esattamente, ma infatti lo spirito della manifestazione è quello di rendere più accogliente proprio il paese, farlo sorridere a chi vorrà venire qui, a chi vorrà venire a soggiornare, a stare con noi. Grazie maestri, grazie di quanto avete fatto per noi, grazie, buonasera. Ti rivedi. E da Castello Matese News è tutto. Hola! Ragazze, da Castello Matese News è tutto. Hola!